Agli inizi di maggio di quest'anno, quindi mica tanto tempo fa, mi sono posto un problema. Se ci sia un modo per individuare le coa companies on Wall Street, le compagnie, le aziende cuore di Wall Street, cosa intendo? Che cos'è che ho chiamato le coa companies? Ho chiamato coa companies le aziende, quel gruppo a volte molto ristretto di aziende che guidano il rialzo, i pesci pilota che guidano il rialzo di Wall Street e dall'altra parte anche i pesci pilota che guidano il ribasso di Wall Street quando c'è un ribasso. Perché, come sapete, non è affatto vero che la marea alza tutte le barche, o meglio, è abbastanza vero che la marea alza tutte le barche, ma non le alza in maniera uguale, anzi in maniera molto diversa. E a noi interessa sapere quali sono all'inizio di ogni rialzo, nel corso di ogni rialzo o di ribasso, interessa sapere quali sono i pesci pilota, cioè dire quelle che vanno meglio, dette in parole povere. Rialzo o ribasso per noi sono esattamente la stessa cosa, cioè dire in un rialzo noi andremo lunghi, in un ribasso noi andremo short. Anzi, sappiamo che i nostri portafogli normalmente quelli short vanno meglio di quelli long. E abbiamo detto già più volte per quale motivo questo succede, perché un titolo long, a un titolo long può capitare di tutto, nel senso che un titolo meraviglioso, di colpo si dimette l'amministratore delegato, subisce una causa, subisce uno shock sui prodotti, per cui il prezzo crolla, anche se il titolo è meraviglioso. Sui titoli short questo pericolo è molto minore, se non inesistente, perché quando si compra, se si vende, scusate, un titolo short, normalmente il titolo è già un titolo da buttare. E i titoli da buttare è molto raro, molto difficile che si riprendano, comunque che si riprendano rapidamente. Per cui al limite sono meno rischiosi i titoli short dei titoli long e ci sono anche dei vantaggi amministrativi ad avere a operare con titoli short. Ma adesso su questo non ci intratteniamo perché ci siamo intrattenuti parecchio in altre occasioni. Adesso vogliamo capire questa faccenda delle coal companies. Mi sono posto il problema, vi ho detto, all'inizio di maggio, e quindi eccolo qua, suddividendo in coal companies long e coal companies short. E questo l'ho fatto, ripeto, agli inizi di maggio, il 7 di maggio, quindi 42 giorni fa. Ho messo insieme due screener, uno long e uno short, che puntano, diciamo, a individuare questi titoli, che sono dei titoli evidentemente di grande interesse per noi. Perché sono quelli che vanno meglio, no? Sia che guidano un rialzo e che guidano un ribasso anche. Lo screener funziona o non funziona? Ma in 42 giorni direi che i risultati sono incoraggianti anche se sono solo 42 giorni, per cui bisogna stare molto attenti a trarre delle conclusioni. In 42 giorni i long hanno fatto quasi il 10% e hanno battuto di un 3% lo standard Poor's 500, che significa che evidentemente il rendimento su base annua è molto alto, 53%, ed è ovvio perché sono solo 42 giorni, però vabbè, voglio dire, su 42 giorni hanno fatto il 10% e hanno battuto del 3% l'indice. Lo short, come è andato lo short? Lo short è andato meglio, come al solito, gli short, ve l'ho detto, vanno meglio dei long. Lo short ha fatto in 42 giorni, eccoli qua, ha fatto il 32,31% e ha battuto lo Standard & Poor's Long, quindi diciamo l'alternativa qui è se shortare quei titoli,
o comprare l'indice, no? Comunque, se avessimo shortato i titoli invece di comprare l'indice, avremmo fatto il 25% meglio che non comprare l'indice e un 32% di ritorno del portafoglio, il che significa, anche qui, dato che sono 42 giorni, su base anno il rendimento sale alle stelle, 173%, ma diciamo è questo 32% che ci conforta. Quindi long 10%, short 30, un po' più del 30%. Come è fatto questo? Qui ci sono i titoli che sono stati scelti di volta in volta. Sono stati scelti, questi qui sono stati scelti tutti il 7 di maggio e quelli long anche, mi pare. Esatto, sono stati tutti scelti. È un portafoglio che è stato tutto scelto il 7 di maggio. Come è fatto questo screener? Questo screener è fatto, non ve lo dico adesso, lo dirò poi più in là, lo dirò più, poi più in là, lo illustrerò, soprattutto per i caimani che hanno voluto darci fiducia ancora per un altro anno accademico che inizia a settembre. Avanti a fare dei test, non è affatto detto che questo primo test venga confermato. Per mia esperienza direi di sì, eh. Però, vediamo, insomma. Come al solito ci sono qui le indicazioni, diciamo il portafoglio, l'indicazione, lo screener è accompagnato da è accompagnato dagli stop loss, dai take profit e soprattutto dalla unit size, cioè dire il numero di titoli che si debbono o comprare o shortare affinché la perdita su ogni barra, cioè dire su ogni giorno, se è un operare daily, sia fissata. Qui mi pare che ho messo 50 dollari, qualcosa del genere. Potrebbe essere 100 dollari, ma 50 dollari va bene, insomma, no? Per tutti noi che non siamo Khashoggi, che magari è anche morto nel frattempo, i 50 dollari al giorno di perdita massima vanno bene, sono un'indicazione corretta. È tutto per il momento. Volevo raccontarvi questa nuova avventura. E ne riparleremo sicuramente in futuro. Grazie, grazie della vostra attenzione.